Ma è venerabile, almeno una volta l'intervento dobbiamo dirlo per intero, va bene? Allora, sono qui, ospiti a Megabyte, questa ultima puntata 2008-2009, una stagione che chiudiamo in bellezza, e in bellezza elevato al quadrato, perché abbiamo qui con noi anche l'ospite, lo special guest che avete ascoltato in questa canzone, ho visto Nina volare, ovvero Paolo, la voce degli Yo-Yo Mundi. Grazie Paolo, Oh, grazie grazie a voi. dopo il grazie che ti hanno già detto. Buonasera a tutti. Insomma, ti trovi a condividere questa esperienza con i CFF. Come sono i ragazzi? Noi Due. ci conosciamo da anni, abbiamo già avuto modo di dividere e condividere le bellezze del palco e questa meravigliosa versione che hanno proposto. Di ho visto Nina volare, non poteva che conquistarci e Fabio, il nostro fisarmonicista ed io abbiamo partecipato con grande gioia alla realizzazione di questo brano. C'è un legame profondo di stima, ma di amicizia e di voglia di realizzare della musica insieme. Anna Maria, come e quando vi siete conosciuti, ma di persona? Penso che ognuno possa rispondere in maniera diversa. Beh, personalmente ho conosciuto Paolo ad un concerto degli Yo-Yo Mundi, ormai parecchi anni fa perché mancavano da tanto qui in Puglia, e esclusivamente però come fan. Poi Paolo e gli altri Yo-Yo Mundi ci hanno sempre risposto, hanno coltivato questo rapporto, e questo ci ha permesso di farci avanti e chiedere loro di partecipare ad uno dei nostri pezzi, in questo caso una canzone di De André. La prima volta che li hai ascoltati, Paolo, cosa hai pensato, diciamo, della loro musica? Cosa ti è sembrato? Ti è sembrata vicina, diciamo, al tuo genere, al tuo stile, al tuo mondo, oppure no? Ma sì, direi di sì, nel senso che ci sono tanti ascolti comuni e tante passioni comuni. Ma prima di tutto quello che ha colpito me e credo anche gli altri Yo-Yo Mundi è che i CFF avevano gli occhi che brillavano quando si parlava di musica e del loro tipo di approccio molto particolare che mescola appunto musica. Un certo tipo di presenza scenica sul palco, di attenzione, di commistione tra le arti, per cui qualcosa che va al di là della semplice esibizione di una serie di canzoni, molto, molto più profonda e studiata. Per cui insomma ci piacevano queste loro caratteristiche, ma questo grande entusiasmo, questa voglia di emergere, per cui non poteva non piacerci la loro musica perché insomma si partiva da dei presupposti davvero già luminosi. Bene, bene, allora Paolo insieme a Fabio di Yo-Yo Mundi hanno partecipato a questa iniziativa, diciamo, questo nuovo lavoro intitolato Luci di Nervi, che rappresenta un po' per i CFF, come dire, una crescita a livello artistico, possiamo dirla in questo modo, oppure no, solo un percorso che. Sicuramente il confronto con l'altro, ma in questo caso con questi artisti, è stata un'occasione di crescita incredibile per noi. Confrontarsi con persone che vivono di musica, che lavorano da tanti anni con la musica, è stato davvero una fonte inesauribile di energie, di consigli, di forza, davvero di forza per andare avanti, per credere nel progetto. Io davvero ho imparato più di quanto avrei potuto in forse un anno di lezioni, stando a contatto con Paolo Yo-Yo Mundi, Paolo Benvenu, Franz Gore e tutti gli artisti che hanno partecipato a questo progetto. Ci hanno davvero insegnato tantissimo. Ah, direi di dare anche la possibilità a chi ci ascolta di guardarvi, cioè di
entrare, diciamo, nella vostra dimensione scenica, visiva, quindi ascoltare CFF, sì, ma anche guardare. Quindi magari se puoi ricordare il vostro contatto Sì, web. se potete andare su www.myspace.com/cff il nomade venerabile, il nostro sito internet www.cffilnomadevenerabile.com, qui troverete una galleria fotografica con le foto di gruppo che abbiamo scattato proprio in occasione dell'uscita del CD, dei video, clip, i videoclip che abbiamo realizzato, oltre alle news che riguardano il gruppo, e poi abbiamo anche un blog dove scriviamo di tutto ciò che è collaterale alla musica ma che ci appassiona e ci interessa, cffilnomadevenerabile.blogspot.com. Beh, insomma, siete molto, molto online, molto interattivi. Allora, ringraziamo Paolo degli Yo-Yo Mundi per aver diciamo, dato questo contributo a questa intervista. Ci ascoltiamo Un lungo viaggio in autostrada, questa fa parte di Lucidi Nervi, CFF.